Sì, un minimo migliore dovremmo uscire, ma dobbiamo dire una verità che è piuttosto scomoda. L'opinione pubblica ha una capacità, tutti noi, di assuefazione alla morte, al Vero. dolore, che fa sì che di queste cose non ce ne occupiamo a sufficienza. Stiamo in un altro ambito che è diverso rispetto alla sicurezza del lavoro, dei macchinari. Sicuramente vedremo l'inchiesta, vedremo se i macchinari avevano tutte le sicurezze, eccetera. E sappiamo, non sappiamo se in questo caso, in molti casi non è così. Ma pensa un po' cosa è successo col Covid. Io ho letto dei dati impressionanti dell'INAIL sul numero di malati e morti di Covid, ed erano generalmente le persone che nella prima fase, durante il lockdown, erano quelli che ci garantivano i servizi essenziali, non solo gli ospedali, ma anche Come coloro i no? quali Hai lavoravano ragione. nei supermercati, eccetera. Numeri grandi, centinaia, anzi migliaia di morti, considerati da. E pensa, quanti dibattito c'è stato in questi giorni. Io faccio questo raffronto e davvero non voglio essere né populista né demagogico, però a me è molto colpito. Tutte persone che guadagnavano, dicevamo, queste persone colpite probabilmente tra i 1.000 e i 1.400 euro al mese, 1.600 euro al mese. Quando qualcuno ha cercato di alzare il dito e dire: signori, siamo in un periodo straordinario, queste persone hanno sacrificato la vita per niente, per contribuire alla collettività e tutti noi. E forse è il caso che, per esempio, che le persone che hanno un patrimonio superiore a 50 milioni di euro versino un obolo straordinario per un paio d'anni del 2%, che è pochissimo rispetto al loro patrimonio, perché quelli sono patrimoni che rendono in media al 6-8%, 6-5%, e Come questi no? soldi servano per i piccoli imprenditori, i precari, eccetera. No, voi volete la patrimoniale, eccetera, non è giusto. Ma come? Questi contribuiscono con la vita tutti i giorni. Chi Allora, sta meglio non può fermati, dare un suo Peter, contributo perché per un hai paio d'anni? aperto una questione su cui c'è un dibattito mondiale, ne ha parlato anche Biden in America, se ne parla in tutto il mondo, è un grande tema, perché naturalmente le disuguaglianze, la forbice, i più ricchi, sempre più ricchi, e più poveri, insomma, tutto quello che ben sappiamo, eppure non capita mai nulla. Devo arrivare a